Colombia e FARC riprendono il dialogo ripartendo dalla riforma agraria. A L'Avana il governo di Bogotà e le forze armate rivoluzionarie sono tornati a parlarsi con la volontà dichiarata di porre fine al conflitto lungo mezzo secolo. A favorire i negoziati arrivati all'ottavo round, l'esplosione degli investimenti stranieri, oltre 10 miliardi di euro, dovuta alla crescente sicurezza. Siamo qui per trovare una soluzione politica al conflitto colombiano che si basi sulla giustizia sociale. I rappresentanti delle FARC avevano proposto di distribuire 20 milioni di ettari di terra ai poveri e di introdurre un limite sulla grandezza delle proprietà. Non stiamo negoziando il modello economico o la dottrina militare, due delle tante questioni che le FARC hanno sollevato al tavolo. Siamo stati molto chiari riguardo il rispetto degli investimenti esteri e della proprietà privata. Gli altri punti in agenda a Cuba sono la fine della guerriglia, il ruolo delle FARC nella vita politica, il narcotraffico e la compensazione delle vittime del conflitto.